Presidente Antonio Di Marco, un gran finale per un gran festival, ha incassato i complimenti del Presidente Primi, di Forte e di tutti coloro che hanno vissuto questi tre giorni. Sì, siamo riusciti a vivere, a condividere anche le esperienze di queste tre giornate straordinariamente riuscite, sia in termini di clima ma soprattutto di coinvolgimento rispetto al programma intenso. Abbiamo fatto quello che avevamo previsto di fare e anche di più. Abbiamo avuto tantissime presenze nelle tre giornate, veramente i territori della Maiella sono stati attraversati da tantissimi comuni italiani, più di 150. È stato un festival che porta beneficio all'Abruzzo, mette in evidenza le due regioni, l'Abruzzo e il Molise, sullo scenario nazionale, ma poi i personaggi, voglio dire, l'emozione che ha suscitato oggi l'intervento del professor Francesco Sabatini, che ci ha insegnato che semplicemente il raccontare quello che si è nei territori si può fare molto per promuovere gli stessi territori, i borghi che noi rappresentiamo, ma poi la bellezza della transumanza, dei tratturi, le varie figure istituzionali, la Presidente del Consiglio regionale, la Presidente della Giunta regionale, gli assessori regionali, l'Iris, ma anche il Vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari, l'onorevole Vacca, il consigliere regionale Blasioli e tutti quanti quelli che già il venerdì avevano partecipato, dal ministro D'Incà, dal senatore D'Alfonso, Grazia Francescato, Enzo Bianco, che ha tenuto a battesimo questo 14° festival, e ancora Daniele Mocio, Grazia Francescato, ma la nostra madrina Benedetta Rinaldi, che dire, veramente un festival con i fiocchi, un festival che ha consentito all'Abruzzo e alle due realtà, in particolare anche quella di Caramanico, che soffre una difficoltà insita sul termalismo, di capire che se si vuole si può e si può anche fare bene e soprattutto si può fare alla grande, perché noi abbiamo puntato in grande e ci siamo riusciti. E poi questo passaggio della bandiera alla Toscana, la Toscana che tutti sappiamo essere la regione per antonomasia, quella più vocata a fare incoming, a fare promozione turistica di qualità, che ci dice con molta chiarezza che sono un po' timorosi per il festival dell'anno prossimo, perché evidentemente l'asticella si è alzata anche di molto e quindi anche loro dovranno mettersi in cammino da adesso fino all'anno prossimo affinché il festival sia altrettanto bello e entusiasmante. Io sono felice per il lavoro fatto con i 29 sindaci, con tutti quanti i sindaci della Regione Abruzzo e del Molise che sono tra quelli certificati, con il nostro delegato nazionale Giovanni Di Rito, ma soprattutto sono felice che le nostre comunità abbiano vissuto questa attesa prima del festival, del festival di questi giorni, con veramente interesse, curiosità, entusiasmo, si sono confrontati con i vari cittadini venuti da ogni parte d'Italia. Beh, questo fa ben sperare, significa che abbiamo le carte in regola per saper fare altre cose ancora e metteremo in piedi altri progetti affinché l'Associazione Regionale Abruzzo e Molise possa contare ulteriori risultati utili al territorio regionale. Viva i borghi, più belli d'Italia!